oggi ti faccio a spezzatino. Ma che stai dicendo? Cucina virtuale, Gabriele sempre più stabile, non riesce a trovare una posizione. Dai. Allora, oggi siamo qui per parlare di un buon secondo di carne bianca, veramente delizioso, tutto verde, infatti è lo spezzatino verde di maiale. Uno spezzatino simpatico, diverso, una ricetta che ha direttamente inventato questa testa di zucchina e quindi anche voi andate a vedere la ricetta e ci vediamo dopo. Ed ecco gli ingredienti per il nostro spezzatino di maiale con piselli, carciofi, zucchine, porro e basta. E sale e olio. Uno spezzatino verde, diciamo così. Uno spezzatino verde, bravo. Allora, uno spezzatino verde di maiale con cosa lo facciamo? Con un chilo, io quando faccio lo spezzatino innanzitutto lo faccio di carne di maiale perché è carne bianca. Che taglio è questo qua? Questa è l'onza o arista. Arista di maiale tagliata a pezzettini. Perfetto. Tra l'altro non costa tanto, io l'ho pagata 5,90 euro al chilo, quindi è un piatto anche economico. Bene. Quindi un chilo di lonza di maiale a dadini. Questo è un piatto per almeno 6 persone, o 3 persone ingorde. Come te. Allora, perfetto. Poi 300 grammi di pisellini. Pisellini, mi raccomando. Un porro che io ho già nettato. Poi una zucchina. Porro senza pelle, porro, scusami. Smettila. No, una zucchina e poi avevo 4 cuori di carciofi belli lessi, li metterò in mezzo. Zucchina e piselli vanno insieme? Zucchina e piselli vanno insieme. Ok, è importante saperlo. Smettila. Allora, poi dell'olio extravergine d'oliva e del sale. Cominciamo subito. Bravo. Come prima cosa tagliamo a metà il porro e quindi una volta fatto a metà tagliamolo a fettine. Tagliamo anche la zucchina. Tagliamo anche i pisellini, no? Facciamo a dadolini i cuori di carciofo, che vi consiglio comunque di lessare prima perché sono veramente coriacei i cuori di carciofo. E io metto ad ammorbidire in microonde, diciamo così, per 6 minuti i pisellini. Se non avete il microonde, sbollentateli per 10 minuti circa. E adesso invece noi nel frattempo ci spostiamo sul fornelli per andare a per cominciare a preparare il nostro con parole tue, con calma. Certo, con molta calma. Noi staremo light, quindi farò un soffritto finto con l'acqua. Provate a cucinare con l'acqua, viene buonissimo lo stesso e con molte calorie in meno. Se invece volete fare il soffritto classico, al posto dell'acqua mettete olio, naturalmente in minor quantità. Buttiamo dentro il porro e facciamo stufare un pochino. Facciamo diventare queste striscettine un po' morbide. Quindi quando lui dirà uffa, allora saremo pronti. Sì, quando è stufo. Benissimo. Non appena il porro è ammorbidito, ma non è del tutto sfatto, quindi ha ancora una sua consistenza, appena cominciate a vederlo diventare un po' traslucido, è giunto il momento di aggiungere qualche altro ingrediente. Andiamo in ordine di coriacità, di croccantezza. Aggiungiamo i pisellini e mescoliamo e aggiungiamo anche la zucchina. Non saliamo per ora? Ora saliamo, certo, e lasciamo andare finché tutte le verdure non hanno assunto già una parvenza di morbidezza. Lasciamo andare 10 minuti e solo dopo aggiungeremo la carne. Ok, a questo punto, passati 10 minuti scarsi, io aggiungo la carne. L'aggiungo così, senza soffriggerla prima. Se invece voleste fare qualcosa di più goloso, soffriggetela un attimo prima per sigillarla e poi mettetela insieme agli altri ingredienti. Quindi lasciate stufare per un bel po'. Casomai potete aggiungere o del brodo oppure semplicemente dell'acqua, che tanto con tutte queste verdure diventerà brodo. Quindi andate sereni con l'acqua, solo alla fine l'olio, solo alla fine. Quindi un goccio d'acqua, voilà, e lascio andare per circa 20 minuti. Ok, arrivati a questo punto, quando è ben tutto ristretto, buttiamo dentro anche i carciofi, proprio ultimo step, una spolveratina di aglio in polvere, rimesto velocemente il tutto
Vedete che bello cremoso? E adesso un paio di cucchiai di olio extravergine di oliva. Uno, arriva, e due. Facciamo andare 2 secondi il tempo di insaporire il tutto anche con l'olio. Impiattiamo. Impiattiamo e noi naturalmente vi lasciamo alle foto. Il tempo di impiattare. Ci vediamo dopo. Ciao. Come è semplice fare questo spezzatino di maiale. E soprattutto sentirete che gusto, una carne bianca, quindi non fa male, una massimo 2 volte alla settimana può essere mangiata, non eccedete mai con la carne. Io non dico di essere vegetariani né di essere vegani, ognuno fa quello che vuole, ma la carne nelle giuste quantità, come tutto, il sermone ci vuole sempre, ragazzi, se no non sono ombretta. Brava. E allora il salmone. No, il salmone, il sermone. Bene, donne, se anche a voi piace i piselli e il maiale... Dai, Gabriele! Fate anche voi questo spezzatino e diteci come... Mi dissocio! Dissocio! Zitto tu! Okay. Zitto tu! Bene, e dopo questa battutaccia di ombretta, noi ci rivediamo presto! Sulle vostre tavole, scusate!